di marmotta. Tutto pronto. Partiti. Veloce in touch dal centro dello schieramento si porta in vantaggio nei confronti al largo di Sound Girl e Terra che trema. Dietro i due Alling Lodge, quindi niente saccio in coda, due della scuderia Xilofono Marmotta. Quando i cavalli hanno percorso i primi 400 metri di gara, in touch con un paio di lunghezze di margine a metà circa della retta di fronte. Alling Lodge si mantiene in secondo avendo all'esterno Terra che trema. Quindi niente saccio con i suoi fianchi Sound Girl in coda, due della scuderia Xilofono e Marmotta. In vista della piegata di pista grande, in touch prosegue spedito in avanti con due lunghezze di margine nei confronti di Alling Lodge, niente saccio, Terra che trema, quindi Marmotta, Xilofono. All'esterno Sound Girl si completa la piegata che porta in retta di arrivo, in touch, in vantaggio, galoppando nella parte interna, Alling Lodge è montato, cerca il varco all'interno Marmotta, avanza largo Terra che trema, per corsie interne anche niente saccio, dopo l'intersezione a largo Terra che trema va su in touch, i due sono in aperta lotta, niente saccio all'interno dei due, per corsie esterne prova anche Marmotta in anticipo sul compagno, è in vantaggio in touch, attaccato a 200 dalla conclusione, proprio da Terra che trema, Terra che trema ha preso qualcosina di vantaggio, all'esterno anche Xilofono, poi niente saccio nel finale, Terra che trema in vantaggio ancora, Alessandro Muzzi che vince, su Marmotta, poi niente saccio in touch, da rivedere. La dedica dopo il palo di arrivo per Alessandro Muzzi, ovviamente alla moglie. Ancora una vittoria per Ale Muzzi, Terra che trema, i colori del signor Fortunato Mariotto, il numero 4 dello schieramento, quarta l'ultima volta al Casalone di Grosseto, aveva vinto ad inizio giugno qua sulla pista, torna sul tracciato di pista grande, Terra che trema, numero 4, che vince la quinta corsa da Firenze, seconda rimane Marmotta, al terzo rientra in touch numero 3.